E rieccoci di nuovo in diretta sul canale 18 di Esperia TV. Ancora la buona serata da Vincenzo Saporito e da Francesco Bruno, postazione social. Qualche movimento? No, solo Luigi ci dice che siamo due citrolle, lo sappiamo solo noi, però. Siamo due citrolle, grazie Luigi. Allora abbiamo in collegamento telefonico da Roma Gianluigi Dorsi di Rete Sport. Buonasera Gianluigi. Buonasera a tutti. Intanto Gianluigi, ci accomuna il fatto che siamo forse gli unici in Italia a non essere in ferie, Gianluigi? Sì, è vero, io con la mia radio, con la televisione purtroppo devo lavorare anche di agosto, ma è un piacere perché ci stiamo avvicinando ad impegni importanti per il calcio. Comunque questa è un'estate diversa rispetto ad altre, sia per gli europei ma anche per il mercato che promette qualche rivolgimento clamoroso, quindi comunque è un'estate che ci dà da fare, ci dà da parlare. Senti, parlavamo appunto di questo calciomercato che sembra arrivare allo scambio tipo figurine Panini, non circolano soldi, ci sarà solamente uno scambio tra calciatori. Sì, diciamo che questa è un po' una configurazione del mercato che purtroppo è figlia dei tempi, anche se in realtà poi ci sono dei giocatori che proprio per questioni di soldi sembrerebbero poter generare gli unici veri movimenti interessanti di questo calciomercato, e ovviamente sto alludendo ad Icardi in particolare e in questi ultimi giorni anche ad Insigne, perché poi al di là di tutto questi potrebbero essere a livello italiano, a parer mio, i movimenti più clamorosi all'interno di un mercato che per ora in effetti, a parte la Juventus, lascia molto a desiderare. Senti Gianluigi, tu sei lì a Roma, quindi hai sotto mano la situazione e tasti il polso in casa giallo-rossa e in casa bianco-azzurro, bianco-celeste. Bella Roma, ieri a Latina, questa partita che strascico ha lasciato? Ma ha lasciato uno strascico per la verità abbastanza contrastante. Da una parte si è contenti dell'arrivo di Vermaelen, che è un giocatore di grande spessore, nonostante il suo arrivo da pochissimi giorni già ha giocato con una certa autorevolezza. La sicurezza che dà anche Alisson, per esempio, è anche motivo di certezza. Il fatto che Paredes stia dimostrando di essere un giocatore di livello, ancorché forse in partenza, è un altro motivo di rassicurazione, nonché i gol di Edin Dzeko. Dall'altra parte invece si tratta di una situazione che vede Florenzi ancora indietro di forma e con il dubbio anche su Manolas, che ancora non è al top, e è in generale una squadra che non convince ancora del tutto, appunto, specialmente sulla fascia destra, laddove appunto Florenzi è un po' in affanno. Gerson rimane ancora un oggetto misterioso e quindi lì probabilmente Spalletti dovrà ancora lavorare, anche perché qui mancano solamente 6 giorni e poi ci sarà il preliminare con il Porto. Infatti ti stavo chiedendo proprio questo, ha poco tempo Spalletti, perché il primo impegno è vero impegno della stagione, dal quale poi forse dipende anche il calciomercato della Roma, perché sappiamo che se si va avanti nel preliminare il discorso economico è importante e ci può essere anche possibilità di manovra. Sì, sicuramente diciamo che ci sono alcuni movimenti che sono strettamente legati alla qualificazione o meno. In particolare si reclama un terzino destro da molto tempo qui a Roma per i giallorossi, e questo potrebbe arrivare solo se appunto vi fossero quei soldi in più. Bisogna dire però che Sabatini, che si muove da sempre su più tavoli, è in effetti già su un paio di nomi. Per quanto riguarda il resto, poi ci potrebbe essere anche Ziyech del Twente, che potrebbe arrivare invece come trequartista, e poi si fa il nome addirittura di Borja Valero, anche se lì è molto difficile perché c'è la Fiorentina che si opporrebbe. L'alternativa degli ultimissimi giorni potrebbe essere Kums, il belga, che insomma potrebbe arrivare 28enne, in questo caso dal Ghent. Nome magari un po' meno conosciuto, un po' meno affascinante, ma secondo me comunque fruibile e secondo me funzionale al progetto di Spalletti. Allora Gianluigi, in studio Francesco Bruno, mio collega con il quale condividiamo questa avventura, il nostro ospite Attilio Malena di Tutto Bicom, al quale lascio il microfono, voleva farti qualche domanda. Grazie. Per fortuna o sfortuna ho avuto modo di comunque tastare l'ambiente romano e di lavorare nel corso di questi anni. Roma è una piazza difficile, è chiaro che per motivi di ingaggio non è arrivato Caceres, non convinceva la tenuta fisica, ma io mi focalizzo soprattutto su Paredes. Tu comunque lo cederesti oppure un giocatore da tenere sott'occhio, perché comunque la sua valutazione, 25 milioni di euro, è comunque molto importante?
Ma diciamo che la valutazione, come tu giustamente dicevi, è abbastanza elevata. Si tratta di un giocatore che viene seguito dall'Inghilterra, viene seguito anche dallo Zenit, da alcune squadre italiane. Il Leicester pare abbia offerto una cifra intorno ai 22, poi io voglio vedere se davvero arrivano quei soldi. Secondo me la valutazione reale si aggira tra i 16 e i 20, 22 milioni. Comunque sono sempre tanti soldi, anche considerando che è arrivato per 4,5. Il problema vero è che appunto in questo momento lui è funzionale al progetto dal punto di vista tecnico. Spalletti però non è convinto di lui dal punto di vista della tenuta, cioè nel caso in cui dovesse svolgere il ruolo di regista, magari sostituendo De Rossi, in un momento nel quale non si trovasse appunto a suo agio nel ruolo per più partite, perché comunque un giocatore giovane, e non riuscisse quindi a sostenere quel tipo di responsabilità, allora la Roma si troverebbe in deficit. Devo dire che qua sulla piazza in molti vorrebbero che lui potesse rimanere, perché si lamentano che non appena Sabatini o comunque la società vedono la possibilità di una plusvalenza, vendono per poter poi ricomprare a meno. Questa è una grande plusvalenza, ma io personalmente, che tra l'altro ho iniziato pochi anni fa seguendo le giovanili e quindi seguendo anche lui, devo dire che personalmente lo terrei, perché Borja è un giocatore comunque avanti con gli anni e che difficilmente potrà venire via da Firenze. Per quanto riguarda Kums, è un giocatore che mi piace, ma che comunque ha 28 anni, quindi si tratta di un patrimonio che a parer mio la Roma dovrebbe non disperdere, ma in tutta onestà non credo che sia destinato a rimanere, credo che si valuterà solo l'offerta migliore. Ti posso dire che l'unica offerta davvero concreta in questo momento è arrivata dallo Zenit, anche se l'interesse, come ti dicevo poc'anzi, è in realtà delle squadre che ho elencato. Francesco, tu volevi fare una domanda? Sì, 30 secondi, ci dici questa polemica che c'è sullo stadio per i rilevamenti biometrici che è nata in questi giorni? Sì, allora diciamo che i punti, se ho un minutino, sono tre sostanzialmente. Il primo è che permane la divisione della curva sud, è una divisione che secondo i tifosi non è funzionale realmente alla sicurezza e che di fatto viene applicata, sempre secondo i tifosi, solamente a Roma e non anche in altri stadi. Il rilevamento biometrico di fatto è una ulteriore misura di sicurezza che, per quanto riguarda il tifoso, non pone problemi, nel senso che comunque il tifoso viene ripreso all'ingresso dello stadio e lì non cambia niente rispetto al passato. Il problema è che poi nel caso in cui appunto ci siano dei casi di violenza, ci sono questi rilevamenti che permettono di riconoscere alcuni dati della fisionomia, in sostanza, della persona, per cui può essere più facilmente riconosciuta. Ma diciamolo che ufficialmente non era mai stato detto, ma questa tecnologia è attiva da almeno 5-6 anni. Sì, il vero problema, tra l'altro, è che secondo me nasce qui a Roma, perché il tifoso della Roma si sente appunto vittima, tra virgolette, di sperimentazione, in quanto la divisione della curva è stata fatta, appunto, ripeto, secondo i tifosi, poi principalmente solamente a Roma. Il terzo problema dello stadio è che in questo provvedimento è anche previsto lo spostamento dei parcheggi molto più lontano dallo stadio, quindi a 2-3 km per motivi di sicurezza, senza però prevedere degli shuttle, il che vuol dire che chi magari è anziano o troppo piccolo non può raggiungere lo stadio. Ma se non solo, anche quando il tempo non è clemente, quando piove sarà in pratica un bel caos. Va bene, esatto. Gianluigi, tempo è tiranno, hai qualche domanda veloce? No, domanda benissimo. No. Allora ringraziamo Gianluigi Dorsi di Rete Sport Roma, ma vai in vacanza per questi 3 giorni, Gianluigi? Andrò in vacanza, spero dopo il primo turno di campionato, mi prenderò 3-4 giorni prima del weekend successivo. Sei più fortunato di noi, perché noi non andiamo in vacanza neanche dopo il primo turno di campionato, quindi goditele anche per noi. Grazie ancora, buona serata e buon lavoro. In bocca al lupo, a presto. Buon lavoro a te e a tutti quanti i tuoi collaboratori lì in Rete Sport a Roma. E allora rientriamo in studio, salutiamo Gianluigi Dorsi. 19:56. Sì, devo fare una precisazione, Vincenzo, perché c'è un nostro amico che ci scrive e dice: come può essere possibile solo abbonamento online? No. Tessera del tifoso è solo esclusivamente online. Gli abbonamenti non lo sappiamo. Vabbè, lo sapremo domani. Allora, la tessera del tifoso sì. Intanto c'è da dire che non è ufficiale, abbiamo avuto questa notizia, la vendita dei ticket, anche per quanto riguarda i biglietti,
dovrebbe essere stata affidata a una società esterna, non la gestirà più il Crotone, ma saremo più lo scopriremo domani, lo scopriremo domani e più sicuri domani. Dimmi. Sempre rimanendo in tema di notizie, spostandoci sul calciomercato, classe 1996, uno dei perni della primavera del Crotone, Tripicchio ha raggiunto un'intesa di massima tra Regina e Crotone, con Tripicchio che vestirà la maglia dei comunque dei calabresi impegnati nel prossimo campionato di Lega Pro. Quindi il Crotone, patria della Calabria, perché dopo Esposito al Catanzaro anche Tripicchio va comunque alla Regina. Beh, in pratica sta succedendo quello. Tra l'altro Catanzaro è restato esonerato ieri. Sì, sì. È restato esonerato, stanno scegliendo il nuovo allenatore, sì. Oggi comunque si parte con Cosenza Catanzaro. Eh? Hanno... Sì, sì. Subito derby. C'è Catanzaro Cosenza, sì, subito. Benissimo, Catanzaro Cosenza o Cosenza Catanzaro? Catanzaro Cosenza. A te non ti ha chiamato il Catanzaro per allenarla, no? No. Mi ha chiamato per giocare, io ho detto no, per giocare. Aspetto Ursino che mi contatta. Ah, l'ultimo, il colpo dell'ultimo giorno di mercato, alle 22:59, sì. Sul gong. Il gonghista. Vuoi andare a giocare sul gong? Non lo so se vuoi giocare sul gong. Io, a proposito di gong, mi hai fatto ricordare che dobbiamo utilizzare un gong, vero Carmina Man? Allora, noi trattiamo la Serie A in maniera seria, molto seria, con le nostre clip. Hai avuto modo di vederle? Sì, qualcuna sì, mi sono divertito tanto e spero di divertirmi anche adesso. Sicuramente ti divertirai insieme. Francesco, ti chiedo già scusa. Già prima che vada in onda ti chiedo scusa, Francesco. Ti denuncio io, tranquillamente. Linea alla Serie A, una cosa seria. Scusa, no, non ho capito, cioè tu pensavi di passare indenne, cioè dopo che ci chiami pensi di passare indenne. Vedi che i tuoi amici sono incazzati, siete incazzati? Assolutamente no, ma conoscendolo magari. No, questo io non l'ho detto, scusa, te lo dico davanti alle telecamere, ho detto andiamo a che siamo in fascia protetta. Senti Danny con questa che bello, ma perché non l'hai un bacino? Io devo ancora capire cosa sta succedendo. Ecco qua. Scusa Francesco, scusa, non ne capite? No. La birra? Dov'è la birra? Scusami. Forse mescare appiate l'antibiotico con un po' mescare. Io non ho ancora ben capito cosa. Ma quando è mai capita anche una cosa? Tu scusa, noi vogliamo la patata. No, siamo fermi qua, stasera siamo fermi qua, non c'è nessun problema. Perché siete venuti a disturbare qua? Chi mangia? Due fritture. Vous avez choisi, messieurs? Due fritture. Io sono ospite, questi ragazzi. Tu sei ospite, non li conosco, 30 anni a te, non li conosco. C'è lui, amico tuo fratello, da quando eravate alle elementari, che avete combinato fesserie insieme e non li conosci. Comunque saluto e buona estate. Ma il Pokémon l'hai trovato? Io non gioco. Non giochi a Pokémon, no, ho capito, vabbè. Anche okay. Perché con me perdono importanza. I Pokémon, se tu un Pokémon, noi dai, per cortesia. Ciao. Perché siete venuti a disturbare qua? Capito sta storia qua, siamo finti. Mi diceva che era finta. No, dove va signora? Dove va? Chi diceva che eravamo finti? No, è inutile che le nostre camere arrivano ovunque. Non... Signora, non si nasconda, tanto la riprendiamo lo stesso. Perché siete venuti a disturbare qua? Ma deve essere autorizzato? No, vieni qua. No, deve essere autorizzato. Uno squaletto. Lo squaletto. Come ti chiami? Zack. Come? Zack si gira. Zack si gira. No, questa no. Zack, non farci caso. Alla terza birra. Senti, ma tu giochi con il Crotone, giusto? Sì. Quanti anni hai? 15. 15. Che ruolo? Attaccante. Secondo te quanto sei bravo da una 10? Sono gli altri che dovrebbero. Secondo gli altri? Non lo so. Nessuno dice niente. È bravo. Uccio forti di tutti. È uccio forti di tutti. Ma è come Nalini. È Nalini fortissimo, ma io devo... È bravo. Ci ha già pensato mamma che canta Never Walk Alone. Tu invece che canta? O il mamma c'è? Che adesso good job. Ma la bottiglia del Crotone bisogna baciare i colori rosso-blu. Come no? Devi baciare i colori rosso-blu. O baci la bottiglia o baci me, scegli. O baci la bottiglia o baci lui. Voglio vedere cosa scegli. Cos'è? È meglio la bottiglia, sentiamo. Ecco qua. Bravo! Non lo mandiamo in onda questo. Invece lei bacia lui. Tu baci lui. Hai fatto fuori in merda la bottiglia. Hai fatto fuori in merda, non lo mandiamo in onda. Meglio la bottiglia, Francesco. Grazie, Ci siamo?
sento, sento musica, sì, non abbiamo capito nulla. Siamo di nuovo tornati in studio. Allora, hai visto Zach? Quello è un ragazzo che promette. Promettente. Quanti anni ha? 15 anni. 15 anni. Piccolo di me, no? Piccolo di te. Ma non parlare, tu hai un'età che mi fai un'invidia, ragazzi, mamma. Attivo il microfono, il microfono. Sentiamo. E allora abbiamo trattato in modo alquanto ridicolo la Serie A. Piano piano siamo arrivati quasi alla conclusione di trasmissione. Oggi sì. Anzi, no, siamo. Io volevo fare un saluto però, Vincenzo. Volevo salutare un nostro amico che è un affezionato di questa trasmissione. Forse ne ha persa una sola di questa quale? Puntata. Gli manderemo la puntata. Leonardo, che oggi dice, mi ha mandato un messaggio, dice: grazie a Gigi D'Alessio, per la prima volta vi seguo in diretta. Poi ti spiego, lui guarda solo le repliche, perché a quell'ora non c'è. Oggi, grazie Gigi D'Alessio, perché la pista è occupata, dice, mi guardo la diretta. Lui normalmente è un athletic man, sì, che va a correre la pista d'atletica. Oggi il settore area B è occupato e quindi... Vabbè, diciamolo, voleva venire. Lo salutiamo a Gigi D'Alessio pure. Lo salutiamo perché oggi voleva venire in trasmissione. Noi gli abbiamo detto sinceramente, abbiamo Attilio, lo diceva prima. No, e ti dico perché non lo salutiamo, perché hanno fatto le prove oggi pomeriggio. Io abito di fronte al palco. Non si poteva stare a casa, prove, soundcheck, musica, altra cosa, no. Sì. C'è un concerto, dai, le prove le concediamo. Tu sei qua per vedere Gigi D'Alessio. No, dimmi, sono qui solo per il Paradiso e Rosso Blu questa sera. Sembrava. E allora, noi possiamo anche andare a chiudere. Vi ricordo gli appuntamenti: alle 23.30 la replica, poi domani mattina alle 7.30 l'altra replica, 14.30 l'altra, è un mondo di repliche, e alle 19.30 la diretta, nella quale vi racconteremo tutto quello che succederà domani mattina alle 11.30, allorquando si questa conferenza stampa di presentazione della campagna, finalmente della campagna abbonamenti, la tanto aspettata campagna abbonamenti, e poi la dalla regia hanno detto tutto quello che è successo da Gigi D'Alessio. No, non ce ne può fregare di meno, noi faremo tutt'altro questa sera. No, la gente secondo me vuole sapere il centravanti del Crotone più che Gigi D'Alessio. Appunto, se poi Gigi D'Alessio impara a giocare a calcio in Serie A. Del Napoli, magari poi parla con De Laurenti, si arriva a Gabbiadini. Serve più Gabbiadini. Sta puntando tutto su Gabbiadini in Napoli ora. Dopo ha offerto 63 milioni per Icardi, quindi in questo momento Gabbiadini può partire, dai. Bisogna vedere che dice Banda comunque. Per i cardi. Allora noi dobbiamo chiudere, l'appuntamento è per domani sera alle 19.30 in diretta, una trasmissione nella quale potremmo anche avere come ospite una sorpresa, non lo voglio dire, però ci stiamo lavorando e speriamo di poter riuscire ad avere come ospite puntini. No. Lo scopriremo solo vivendo. Lo scoprirete solo vivendo, come diceva il buon Lucio Battisti. Grazie ancora da Vincenzo Saporito, grazie Francesco. Grazie Vincenzo, grazie al nostro ospite. Grazie Attilio Malena. Grazie a voi, un saluto soprattutto agli amici da casa e ovviamente ai miei compagni di viaggio di quest'oggi. Grazie a te, grazie a voi, grazie a noi, grazie anche in regia, grazie alla telecamera, grazie a Pasquale. A domani, buona serata, ciao. Ciao.